settembre 1976 la Federazione Provinciale Comunista Romana, Federazione Giovanile Romana, di cui tu eri segretario, organizza questo grande festival qui al Pincio, che mi sembra il momento in cui la Federazione Giovanile Comunista riprende l'iniziativa, batte palla, diciamo così, dopo le tempeste, insomma, ovviamente del 68. È giusta questa interpretazione? Sì, noi avevamo avviato un processo di ricostruzione della FIGC, appunto, dopo il 68, del quale stentammo anche come partito a comprendere la natura e la dimensione reale. Abbiamo questo processo di riorganizzazione fondando la nostra linea sull'idea della costruzione di grandi movimenti di massa della gioventù, i quali fossero movimenti unitari che raccogliessero tutto quello che emergeva anche di diverso da noi nel cuore della società civile e degli orientamenti dei giovani. Ecco, perché questo era il fatto nuovo: c'era nella società e nella politica dei giovani un diverso da voi. Esatto, c'era un diverso da noi che si esprimeva in forme articolate, era una torre di Babele, diciamo, di linguaggio e di orientamenti politici con i quali noi volevamo fare i conti, mettendo da parte ogni integralismo, ogni residuo di settarismo che poteva ancora allignare nelle nostre file. E il Festival del Pincio giungeva, diciamo, a conclusione di quest'arco, anche temporalmente si colloca pochi mesi dopo il grande successo del 20 giugno, dove per la prima volta la grande maggioranza dei giovani, questo non era successo, che se ne pensi, neanche nel 68, la grande maggioranza dei giovani aveva votato per il Partito Comunista, superando nel primato politico la Democrazia Cristiana. Tuttavia voi non promettete più, intendo dire, degli assoluti, dei paradisi in terra. Questo crea una vostra difficoltà nel rapporto con i giovani, quali invece sono portati a chiedere, a domandare degli assoluti? Sì, certo, qualche difficoltà, diciamo, di comprensione immediata della nostra linea può emergere tra la gioventù. Ormai troppo lontano. Questa difficoltà, le difficoltà di comunicare tra diverse esperienze generazionali, tocca tutta intera la vita politica e culturale del nostro paese e ne costituisce uno dei nodi irrisolti, forse il più drammatico.